Ben ritrovati da Stefano Fantoni, siamo in diretta dal campo sportivo Facchini di Calenzano, dove tra poco prenderà avvio il match tra Fiorentina e Prato, categoria giovanissimi B, anno 2004. Di fronte due formazioni di testa, siamo all'Empoli, vanno a formare questo terzetto con i viola e gli azzurri appaiati a 15 punti a punteggio pieno dopo 5 giornate, 5 vittorie. I lanieri invece seguono a quota 12, casacca viola, Prato con la consueta tenuta bianca-azzurra. Entriamo subito in cronaca con Fiorentina che attacca subito con Confì dentro per Gori e la palla subito in rete dopo 28 secondi di gioco. Gori per l'1-0 viola. Partenza shock per i ragazzi di D'Andretta. Puniti subito dal tocco sotto misura di Gori, che dunque fa 10 in campionato su assist di Coffi, che se n'è andato via a grande velocità sulla sinistra. Nemmeno il tempo di elencare le formazioni, subito cambiato il risultato qui a Calenzano dopo 28 secondi. Dunque Fiorentina 1, Prato 0. Giulianelli lascia al fare la scivolata di Nardi, ancora lascia al fare però dentro verso Mauro col sinistro, la risposta di Bertini, il calcio d'angolo. Borri sbaglia il tocco, Costantini gli ruba palla per Gori, Gori, Gori davanti al portiere, Gori ed è 2-0. Raddoppio Fiorentina al 16° con Gori su assist da parte di Costantini, che è andata a recuperare palla alto, ha servito il numero 9 che è entrato in area, ha controllato e poi col mancino è saccato alla spalla di Fantoni per il raddoppio della Fiorentina quando siamo al 16° minuto. Con Coffi si ripropone il duello con Longo, ancora Coffi prova ad andare via, Longo lo rallenta, poi il cross col mancino dentro, il tiro fuori da parte di Azzeni. Azzeni, Nizzoli, Coffi, tocco in fascia per Nizzoli che si è sovrapposto, entra in area di rigore, Nizzoli centrale per Costantini col destro, la risposta di Fantoni che comincia adesso. La Fiorentina che conduce il match per 2-0 grazie alla doppietta di Gori, a segno subito dopo 28 secondi su assist di Coffi e poi è raddoppiato al quarto d'ora di gioco, stavolta però su assist di Costantini. È stata servita un po' troppa forza, qui sbaglia però il rinvio, la Fiorentina ci prova subito col destro, Leoncini e blocca in due tempi, grande mucchio al limite dell'area di rigore, il fischio dell'arbitro, parte il pallone dentro e c'è il gol del Prato ad accorciare le distanze con Princiotta, dunque proprio lui che va a da accorciare le distanze qui al Facchini, 2-1 dunque, si riapre la partita, avevo detto il Prato poteva sfruttare l'occasione per riportarsi in gara, detto fatto, è arrivato il gol del 2-1. Il fischio dell'arbitro, parte Costantini e la palla in rete, 3-1 Fiorentina, Costantini al 9° minuto di gioco. Traiettoria precisa col mancino, ha girato la barriera e si è insaccata alle spalle di Colzi per il tris della squadra di Vitali che ristabilisce subito le distanze dopo appena 5 minuti. Invece comunque a servire in profondità Coffi, uno contro uno con Sacchetti, ancora Coffi se la porta sul destro, Coffi va giù ed è calcio di rigore, calcio di rigore per la Fiorentina, fallo su Coffi da parte di Sancinto che viene anche ammonito, non ha avuto dubbi l'arbitro. E allora andrà dagli 11 metri la formazione di Vitali, sul pallone proprio Coffi che si è conquistato questo penalty e lo va a calciare quando siamo al 18° minuto di gioco. Parte Coffi e palla in rete, 4-1, esecuzione perfetta qui di Coffi che fa 7 in campionato.
Di nuovo in diretta per questo terzo tempo di Fiorentina Prato. Nel secondo tempo, momentaneo 2-1 del Prato con i gol di Costantini, che adesso qui sfiora il 5-1. Costantini verso Vigiani, ancora Costantini col mancino e la palla alta. Sa che servire, alla fine va a destra rischiando tantissimo perché Coffi, palla che resta lì e alla fine la mette dentro per il 5-1 della Fiorentina. Ancora Coffi su un errore della retroguardia del Prato. Amatucci per Coffi in profondità verso Costantini, che sbuca tra due difensori. Costantini in area di rigore col mancino e la palla fuori. Lazzeri, gioco di gambe proprio sul Prato, poi in profondità, buono il pallone per Mauro che arriva al tiro ed esce sul fondo. Barbera in avanti a cercare Mauro, pallone buono per Lazzeri, di prima per Giulianelli, palla che scorre, Giulianelli se la porta sul sinistro, ancora Giulianelli, miracolo del portiere della Fiorentina. Fiorentina che è ancora in attacco, Vigiani va sul fondo, dentro per Piazza, arriva Coffi e palla fuori. Fino in fondo Coffi, Longo, palla però troppo lunga, ma non c'è più tempo qui al Facchini. Fiorentina batte Prato 5-1 in questa sesta giornata del campionato giovanissimi B. Le doppiette di Gori e Coffi, il gol di Costantini per i Viola, per la Fiorentina, per il Prato invece la rete di Princiotta.